Benvenute, benvenute e iniziamo con una fantastica nuova lezione di Pilates. Ci sdraiamo come sempre, mani sulla pancia, belle sdraiate, inspiro, gonfio la pancia e fuori l'aria la sgonfio. Sento bene dove e come vado ad appoggiare il peso del corpo al pavimento. E inizio a prendere consapevolezza del pavimento pelvico che riesco ad attivare durante l'espirazione. E prossima ispirazione invece scaviamo la pancia in dentro. Inspiro, scucchiaio la pancia. E fuori l'aria scaviamo ancora di più, per cui andiamo ad attivare gli addominali, l'addome, sia nell'inspirazione che nell'espirazione. E cerchiamo di mantenere questa respirazione, portiamo le due braccia al soffitto, inspiro, fuori l'aria le portiamo dietro, inspiro, le porto raso terra lungo i fianchi, fuori l'aria vengo su, naso, mento, testa, una vertebra alla volta. Fino a dietro l'osso sacro in una grande curva. Inspiro, mi raddrizzo, bella ritolta sugli ischi. Fuori l'aria, naso, mento, testa avanti. E rilascio giù sulle due gambe, cercando di andare a iniziare a scaldare, a strecciare la muscolatura lunga. E inspiro, srotolo, bella ritolta sugli ischi. Fuori l'aria, braccia, petto, spalle in posizione. Inspiro in arco, quasi andarmi a tuffare indietro. E fuori l'aria, dalla retroversione del bacino, cambio e srotolo giù. E lo facciamo ancora 3 volte. In braccia dietro, braccia dal lato, fuori l'aria, naso, mento, testa, dietro all'osso sacro. Inspiro, mi raddrizzo, naso, mento, testa, come se scivolassi su un piano cadente dal pavimento, e poi vado a rilasciare avanti. E snocciolo, dritta alta sugli ischi, abbasso le spalle, vado indietro. Fuori l'aria, snocciolo giù, accompagno una vertebra alla volta al pavimento. E di nuovo braccia dietro, braccia dal lato, naso, mento, testa, una vertebra alla volta, vengo su. Inspiro, snocciolo, bella dritta, vado avanti solamente la parte alta della schiena e poi rilasso anche la zona lombare. E l'ultima volta andata e ritorno. Vado a mettermi seduta, indietro e fuori l'aria, srotolo giù. E fuori l'aria dietro, braccia lungo i fianchi, fuori l'aria, naso, mento, testa su. Inspiro, mi raddrizzo, giù le spalle, apro il petto, naso, mento, testa avanti e allungo. Mi muovo anche un attimo liberamente da qua, vado veramente a trovare quello spazio in più di stretch. Inspiro, snocciolo, bella dritta alta sugli ischi, giù le spalle, vado indietro e fuori l'aria, srotolo giù. Mantengo le due braccia al soffitto e poi recupero le due gambe 90-90 con il bacino neutro. Due braccia, gamba destra si va a stendere parallela al pavimento. Inspiro e fuori l'aria, torno, cambio gamba. E sinistra e torno. 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e 8, vengo su, naso, mento, testa, prendo il ginocchio destro, allontano la caviglia sinistra, la gamba destra, tiro, tiro e cambio, cambio e cambio, tiro, tiro e 3 e cambio, 4 e cambio, 5 e cambio, 6 e cambio 7 e cambio 8, cambio in conti singoli, cambio fuori 2 3 4 5, mento bene nel collo, 7 8 e srotolo giù. Abbraccio bene le due gambe, tiro bene la zona lombare, allungo bene, lascio le due gambe lì e apro le due braccia a lato, vado in torsione verso destra, inspiro. E fuori l'aria li riporto al centro e vado verso sinistra, inspiro,
fuori in aria al centro e in fuori in aria al centro e sinistra 4 centro e 5 centro 6 centro vado tanto quanto riesco sempre a tornare con la forza degli addominali 7 e l'ultimo 8 e andiamo ad appoggiare le due gambe al pavimento, apriamo le due ginocchia, piede un piede contro l'altro, il bacino parte bello neutro, le braccia le riportiamo al soffitto, spingiamo il bacino 8 volte in ponte da qua, spingo e appoggio, salgo piatto, quasi penso a una retroversione quando sono alta e riappoggio, e 3, e 4, e 5. E 6 e 7, mi fermo su all'8, vado a fare dei piccoli mondeggini in su, vado su 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e srotolo giù. Appoggio le due mani sul bacino, bacino neutrissimo, stendo la gamba destra al soffitto, flex il piede ruotato in fuori, punta del piede e riappoggio giù mantenendo la punta sinistra e stendo. Flex, punta e mi trovo con i due talloni sollevati da terra. Continuo con la destra. Flex, punta e torno. E sinistra faccio attenzione al ginocchio di terra che non cambia. E torno. Stendo la destra, rimango in flex, ruota interna, ruota esterna. Vado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, piego appoggio, stendo la sinistra al soffitto, flex il piede, ruoto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, piego appoggio, vado a stendere la destra lato, flex il piede, ruota esterna al pavimento e la ripiego, vado con la sinistra verso la spalla, pensate, flex, ruoto al pavimento e torno. E ancora uno parlato, flex, ruoto. E torno e sinistra, flex, ruoto e torno. Vado a destra, fletto il piede, ruoto esterno, ruoto interno 8 volte. Vado 1, vado a cercare quei muscoletti rotatori dell'anca. Non è un rilascio, è un attivo in rotazione consapevole. 5, 6, 7, 8. Piego, appoggio, gamba sinistra e ruoto 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8 e appoggio le due gambe, piante del piede al pavimento, braccia al soffitto, stacco il bacino in ponte, stacco su, sento la posizione, scarico bene dalle spalle, il peso lo sento sui piedi, zona lombare allungata, gamba destra si va a stendere, flex e punta del piede 8 volte da qua, flex e 2 e 3, 4. 5, 6, 7, 8, piego, appoggio, cambio gamba e flex, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e piego, appoggio, srotolo giù una vertebra alla volta, riporto le due gambe 90-90, vengo su naso, mento, testa, mani dietro la testa. Collo lungo da dietro, torsione da qua, stendo la gamba sinistra, vado in torsione a destra e cambio 2 e cambio 3, 4, 5, 6, 7, 8, gamba tesa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E rilascio giù, riabbraccio le due gambe. Ok, ora andiamo a rimettere le due gambe a soffitto, flex il piede, due gambe ruotano interne, ruotano esterne, apro le punte, chiudo le punte, 2, 3, cerco bene lo stretching attivo e quei muscoletti rotatori dell'anca, 5, 6, 7. 8,
8, apro le due gambe a lato con controllo, mantengo il flex del piede, ripeto da qua, ruoto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, rimango ruotata esterna, chiudo 8 volte le gambe a soffitto, chiudo 1 e inspiro, apro 2 e 3 e 4 e 5. 6, 7, 8 e abbraccio le due gambe. Ok. E andiamo a fare il giro degli slanci. Slancetti bassi, slancetti alti, cambio gamba. Braccia possibilmente a soffitto, se è troppo lungo i fianchi va benissimo. Gambe vicine tra di loro unite e unite e stacco il bacino in ponte, inspiro, stendo la gamba destra e vado, abbasso la caviglia, alzo il ginocchio 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, vado dal ginocchio a soffitto, 1 e 2 e 3, 4, 5, 6, 7, 8 e piego, appoggio, cambio gamba, stendo la sinistra e abbasso, fuori l'aria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, al soffitto, 1 e 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e piego, appoggio, srotolo giù, riporto le due gambe a soffitto. Vado a riprendere la testa con le due mani, vengo su, naso, mento, testa, gamba destra rimane al soffitto, sinistra si allontana, vado a pulsare 8 volte in torsione verso la gamba destra, vado 1, 2, 3, 4, 5, 6, penso bene alla spalla che si alza, 8, cambio gamba e 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e due gambe a soffitto, prendo la caviglia destra, allontano di nuovo la sinistra, tiro per 8 conti, tiro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio gamba, sinistra 1, 2, 3, 4, 5, 6, tiro per 4 e cambio 1, 2, 3, 4, tiro, cambio, 2, 3, 4 e rilascio giù. Dico di no col collo, guardo destra e sinistra, rilassando bene tutta la zona cervicale. E riandiamo a mettere i due piedi uniti tra di loro, bene vicino ai glutei, braccia di nuovo al soffitto, inspiro, ristacco il bacino in ponte. Stendo la gamba destra, lasciando la morbida zavorra nell'anca, abbasso 8 volte il bacino, giù piatto, spingo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Andiamo ad appoggiare la caviglia destra sul ginocchio sinistro e continuo da lì, abbasso, alzo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sono ancora in ponte, appoggio la gamba destra e porto la sinistra a zavorra, abbasso 1 e su, 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7, premete bene con il piede destro. 8, appoggio la caviglia sul ginocchio opposto e continuo, giù e fuori l'aria spingo su 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e rilascio giù, allungo le due gambe al pavimento, vengo su una vertebra alla volta fino ad andare ad allungare avanti sulle due gambe.
rilasso bene giù il collo. E mi metto dritta, alta, a sedere sugli ischi, gambe leggermente piegate. Voglio sentire gli ischi e avere il bacino neutro, braccia avanti, inspiro 8 volte, stendo le due gambe, alzo le due braccia dalle orecchie, una, e fuori l'aria, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Apro le due braccia lato, fuori l'aria, vado in torsione verso destra, fuori l'aria, una, e centro, due, e centro, tre, centro, quattro, e cinque, e sei, e sette, e l'ultimo otto, e inspiro questa volta per andare in torsione, fuori l'aria, mi tuffo oltre la gamba destra, srotolo ancora più dritto, alta in torsione, e fuori l'aria, torno al centro, e in sinistra, dalla testa al coccige, mi tuffo, snocciolo più dritto, ancora alta in torsione, e centro, e ancora due volte, in, fuori l'aria, mi allungo, srotolo dritto, alta in torsione, e centro, e in, fuori l'aria, mi allungo e dritto, alta in torsione e centro, e rilascio un secondo avanti. E andiamo a lavorare sul semiteasor, per cui belle dritte alte sugli ischi, vado a trovare il punto di traverso sacro, retroversione. Piego leggermente le due gambe, meno piegate, meno fatica, più piegate, più fatica. Stendo la gamba destra, inspiro da qua fuori l'aria, srotolo giù, una vertebra alla volta al pavimento, arrivo al pavimento, braccia vanno dietro, una circonduzione intera, e una vertebra alla volta vengo su. Cambio gamba, sinistra e fuori l'aria, srotolo giù, braccia vanno dietro, apro a lato e fuori l'aria su. E aggiungeremo una torsione a destra e a sinistra a seconda della gamba quando veniamo a sedere. Se non è troppo, se avete bisogno, vi agganciate sempre alle due gambe. Inspiro, gamba destra, fuori l'aria. Srotolo giù una vertebra alla volta. Braccia dietro, braccia dal lato. Vengo su, naso, mento, testa. Inspiro, fuori l'aria. Torsione a destra e inspiro al centro. Cambio gamba, sinistra e fuori l'aria, srotolo, braccia dietro, braccia dal lato, vengo su, in, fuori l'aria, torsione sinistra, centro, cambio gamba, ancora una volta per lato, fuori l'aria, srotolo, braccia dietro, fuori l'aria, vengo su, in, fuori l'aria, strizzo bene la pancia per la torsione, ultima volta sinistra, in, fuori l'aria, srotolo, braccia dietro, braccia lato, fuori l'aria, vengo su, fuori l'aria in torsione, centro, due gambe, srotolo giù e allungo tutto. Ok, riportiamo le due mani sul bacino, ruotiamo le due gambe bene in parallelo, per cui punte verso il soffitto, 8 slancetti bassi a 45 gradi, punta flex, abbastanza di velocità sostenuta. E vado, fuori uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, vado a soffitto e uno, due, tre, grandi, quattro, cinque, sei, sette, otto, cambio gamba e 45, due, tre, quattro, cinque, sei, sette a soffitto e vado su e due e tre, quattro, cinque, sempre una sensazione di allungamento, sette, otto e tutto uguale con le due gambe ruotate in fuori, talloni uniti, punte separate e vado, punta e due bassi, tre, quattro, cinque, sei, sette, grande a soffitto, uno
e 2 e 3 4 5 6 7 8 cambio gamba, passo 1 2 3 il tallone vuole salire più alto della punta quasi 5 6 7 a soffitto e 1 2 3 4 5 6 7 8 e rilascio. Ok, due gambe piegate, braccia se preferite lungo i fianchi oppure al soffitto, stacco il bacino in ponte e andiamo a fare gli slanci grandi da qua, un po' più lenti. Stendo la gamba destra, vado punta al soffitto, flex al basso, 2 e 3 e 4 5 6, su, venendo anche allo stesso livello della sinistra, 7, 8 e allineo, piega, appoggio, cambio gamba, stendo la sinistra, in su, flex a basso, 2, 3, 4, 5, 6, 7, l'ultimo e piego, appoggio, inspiro, fuori l'aria, srotolo giù, porto le due gambe a soffitto, braccia lungo i fianchi, inspiro per preparare e fuori l'aria, porto le due gambe dietro la schiena, flex i piedi, apro larghezza del materassino 8 volte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lascio aperto, flex e fuori l'aria, srotolo giù con controllo, arrivo a 45 gradi, chiudo le due gambe, provo a portare le due braccia a soffitto, se non ho avuto problemi con le braccia lungo i fianchi, e fuori l'aria le riporto dietro, se ho avuto problemi le lascio lungo i fianchi, apro e chiudo ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e srotolo di nuovo giù. Se non ho avuto problemi con le braccia lungo i fianchi o al soffitto, le provo a portare dalle orecchie. Gamba a 45 gradi, inspiro e fuori, l'aria le riporto dietro. Ok, da qua, se riesco a portare comunque le due braccia dietro, ben venga. Se no, le mantengo magari sotto la zona lombare di supporto. E vado ad alternare una gamba e l'altra in forbice, tiro, tiro e cambio gamba, se ho le mani dietro prendo le caviglie, caviglia destra con le due mani, poi caviglia sinistra, 4, 5, 6, 7, 8 e riallineo, flex i piedi, fuori l'aria, srotolo giù. Una vertebra alla volta, mantengo la gamba destra al soffitto, la sinistra allunga il pavimento, mani sul bacino, circonduzione della gamba, inspiro, apro la lata basso e fuori l'aria la riporto su, e 2, e fuori l'aria su, e 3, fuori l'aria su, 4, su, 5, bene, ruotate in fuori, attivate bene quei rotatori che abbiamo cercato prima, 7, 8 e cambio gamba, allungo la destra e porto la sinistra al soffitto, inspiro per basso e fuori l'aria su 1 e in, fuori l'aria su 2, pensate verso la spalla, 3 e su, 4, su, 5, su, 6, fuori l'aria su, 7 e l'ultimo 8 e ricambio gamba, 8 circonduzioni nell'altro senso finendo poi in torsione, gamba parte sempre al soffitto, ruotata in fuori, in abbasso e lato su 1 e in, fuori l'aria lato su 2, 3 su, 4 fuori l'aria su, 5 e 6 e 7
e l'ultimo 8 che finiamo in torsione a sinistra. E ci fermiamo qua per qualche respiro. Allungo bene dalla spalla al ginocchio un piccolo dondolino dove cerco di trovare quello spazio di flessibilità maggiore, ulteriore. E torno al centro, gamba sinistra si posiziona al soffitto, ruotata in fuori, ultime 8 circonduzioni, abbasso prima e lato su 1, in, lato su 2, in, fuori l'aria su 3, in, 4, occhio a non mettere tensione a livello di spalle e collo, 5, 6, 7, e finisco in torsione all'8º. Apro bene il braccio sinistro a lato. E un piccolo dondolino meritato. E torno al centro. Mi appendo alle due ginocchia. Piccolo dondolino anche qua per venire a sedere e andiamo a metterci a quattro zampe a fare Zorro, strecciando bene tutti i flessori dell'anca, mezza punta o punta come preferite dei piedi, braccia avanti, spingo il bacino in retroversione in avanti, vado a formare una Z di Zorro Zazà col corpo, vado a due e vado 3 e la zona lombare bella in allungamento, 4, 5 e 6 e 7 e l'ultimo 8 e rilascio giù sui talloni, allungo bene avanti con le due braccia. E passiamo a pancia in giù, ok, andremo a restare in una piccola estensione della colonna vertebrale, per cui vengo su naso con la parte alta della schiena, collo lungo da dietro, gambe chiuse, andiamo a fare 8 slanci con la gamba destra, vado, slancio 1, 2, 3, occhi alle spalle, 4, 5, 6, 7, 8, rimango su, cerchiolini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio il senso e 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, cambio gamba, sinistra, slancio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cerchiolini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio senso e 8, 7, 6, 5, cresti l'iache sempre incollata al pavimento, 2, 1 e rilascio, stacco le due braccia, vado a fare dei piccoli polsi con i gomiti chiusi verso l'uno verso l'altro, mentre io vengo qualche centimetro in su, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e rilascio giù. Passo le due mani sotto la fronte, spalle sempre belle attive dietro, chiudo bene le due gambe, piego la gamba destra, flex il piede perpendicolare nel ginocchio, stacco 8 volte il ginocchio, stacco e abbasso, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, resto alta, stendo e piego, dai, stendo, piego, 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e 8 e allungo, piego la gamba sinistra e vado uguale, stacco su, appoggio, 2, 3,
4, 5, ho un occhio sempre di controllo alle spalle, all'addominale che è scucchiette in dentro. 7, 8, resto alta e vado, stendo, piego, cresta iliaca sempre bella appoggiata al pavimento. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e rilascio, spingo dietro e allungo un attimo sui talloni di nuovo. E passiamo avanti a quattro zampe. Ripeteremo tutta la sequenza con la gamba tesa e i cerchiolini, possibilmente con il braccio opposto allungato avanti. Per cui ben allineate con le due braccia, leggermente più indietro, più aperte delle spalle, punta delle dita interno del gomito in avanti, petto apertissimo, allungo gamba destra e braccio sinistro. Appoggio e alzo la gamba destra 8 volte. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, rimango alta, cerchiolini, vado 1, 2, 3, 4, 5, 6, occhio alla spalla di terra che non spinga via il pavimento, cambio il senso del cerchio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e cambio gamba, cambio braccio, passando sempre dall'allineamento, stacco. E slancio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rimango alta, cerchiolini, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio il senso e 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2, 1 e venga a quattro zampe, abbasso sull'avambraccio e da qua alzo 8 volte il ginocchio destro piegato, stacco e giù, 2, petto sempre aperto, 3, 4, 5, 6, 7, resto alta, stendo e piego 1, 2, 3, 4, ben il peso distribuito su entrambe le braccia, 6, 7, rimango tesa, piego incrociando dietro l'altra, piego incrocio, stendo alta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e cambio gamba, tutto con la sinistra, sale piegato 8 volte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rimango alta, stendo, piego, 2 e 3, 4, 5, 6, 7. Rimango tesa, piego incrocio, piego, stendo alta. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e 8 e rilascio dietro sui talloni, meritato, brave. E ripassiamo pancia in giù, andiamo a stendere le due braccia oltre la testa, testa appoggiata al pavimento, semplice semplice, allungo le due braccia, palmo della mano che si guarda e quasi ruota al soffitto, la testa rimane giù. Allungo, stacco e giù. Voglio attivare un po' la parte alta della schiena e stacco 2 e stacco 3 e stacco 4, aggiungo la testa che rimane comunque più bassa delle braccia, stacco 5 e 6 e 7 e l'ultimo 8 e passo le due mani sotto la fronte,
piego le due gambe, talloni uniti, punte separate. Da qua l'alternativa, scusate, mani sotto la fronte oppure sempre piccola estensione della colonna vertebrale con i due gomiti lungo i fianchi. Da qua premo un tallone contro l'altro, stacco le due ginocchia senza andare ad appesantire la zona lombare che è supportata dagli addominali. Stacco 2 e 3 e 4 e 5, 6, 7, 8 e rilascio, spingo di nuovo dietro e vado ad allungare sui talloni. E facciamo un paio di gambe dai laterali, belli, piccoli, no, veloci ma efficaci. Per cui ci andiamo a mettere in ginocchio, allunghiamo gamba sinistra lato e la mano destra, linea piede ginocchio, mano, il bacino spinto in avanti, la gamba sinistra si stacca in parallelo al pavimento. Andiamo a fare 8 volte su e giù in parallelo. Vado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vado sempre in su, piccolo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, punta del piede, cerchiolini, piccolini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio senso, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e rilascio. Da lì punto il piede, se ce la faccio raggiungo la plank laterale direttamente oppure stacco solamente il ginocchio e passo il peso al resto del corpo. O uno all'altro, sto per 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e rilascio, passo dal centro e mi assetto per l'altro lato, gamba destra tesa lato, mano perpendicolare sotto la spalla e stacco 8 volte, 1, 2, 3, parallela alla gamba, 4, 5, 6, 7, piccoli molleggi in su, vado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, punta del piede, cerchiolini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio senso, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, assesto bene il piede, ripeto la versione del primo lato e mi trovo laterale in plank per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10. Torno al centro e rilascio sui talloni. Da qua portate le due braccia leggermente in diagonale a destra e il bacino lo spingo a sinistra. Vado bene ad allungare tutta la zona sinistra del fianco e della zona lombare. E cambio, porto le due braccia verso sinistra e il bacino a destra. Da torno al centro, passo avanti a quattro zampe. Andiamo a fare quattro flessioni con i gomiti chiusi. Piccole o grandi, vedete voi, ma bene, allineate le spalle belle controllate. Piego e stendo uno, il busto in diagonale. Due, le mani sono più indietro rispetto alle spalle. Tre, e l'ultimo quattro. E allungo dietro, rilascio. Stessa cosa faremo con i gomiti invece che vanno in apertura, coinvolgendo tutta la fascia dei pettorali.
Per cui riposiziono il bacino sì, in linea con le spalle e le ginocchia diagonale. Mani questa volta leggermente più aperte rispetto alle spalle, sempre leggermente più indietro. E piego e estendo, ne facciamo 8. 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e l'ultimo 8 e rilascio di nuovo dietro. E andiamo a strecciare un secondo questi glutei. Facciamo scivolare la gamba sinistra davanti a voi piegata con il piede che vorrebbe andare davanti all'anca opposta e trovate quella posizione dove sentite che il gluteo sinistro, la parte esterna del gluteo, tira senza andare troppo giù con la schiena. Trovate quel punto. Una volta trovato, piego la gamba destra e vado a prendere la gamba destra con la mano destra e vado anche nel quadricipite, senza perdere però il primo punto di stretching del gluteo sinistro. Qualche respiro. E rilascio, ripasso da quattro zampe e vengo avanti con il ginocchio destro, posizione bene, sento quel punto dove inizia ad attivare tutta quella sensazione di formicolio o semifastidioso e poi una volta trovata piego la gamba sinistra e vado ad aggiungere anche la parte del quadricipite di stretch. Deciderete voi su quale puntare. Di solito dove fa più male, dove sentite di più, è quello dove restare magari un po' più concentrate. E rilascio, passo da quattro zampe e andiamo a farci la nostra plank rotolando avanti e indietro sui talloni, per cui mezza punta destra dietro, sinistra raggiunge e rotola avanti e indietro. 1, 2, petto bello aperto, 3, 4, 5, 6, 7, 8, passo nel triangolo e mi rilasso leggermente lì, piego una gamba, piego l'altra, allungo bene tutto e torno avanti in plank, appoggio le due gambe, rilascio dietro sui talloni. E andiamo a fare per finire i quattro passaggi dal quattro zampe al triangolo per allungare bene tutte le gambe e la schiena. Per cui mezza punta dei piedi da quattro zampe, forte l'addome, stacco le due gambe, addome sulle cosce, stendo le due gambe, ripiego le due gambe, passo la forma in avanti, petto aperto, appoggio e stacco due, spingo subito il quadricipite al soffitto, stendo le due gambe, talloni vorrebbero idealmente andare al pavimento, piego le due gambe, ripasso avanti. E ancora due, stacco, dietro, stendo e ripiego e ripasso avanti e giù. E ultimo, stacco, dietro, stendo e ripiego e passo avanti e appoggio. Ok, allora ultimissimo per andare nel triangolo e poi risalire. Stacco, passo nel triangolo, cammino dietro con le due mani dai piedi. Ci fermiamo un attimo qua ancora. Da qua facciamo il gioco di piego le due gambe peso sul tallone, stendo le due gambe peso sull'avampiede. Sostanzialmente vado a
puntare sullo stretching delle gambe e rilassare la schiena il più possibile. Da quando piego che l'addome è completamente rilasciato, vorrei mantenere quella sensazione di rilassato nella parte alta del corpo quando stendo. E l'ultima volta piego e stendo. Vado a prendere le due mani dietro la schiena, incrocio le dita e porto in avanti un bello stretch delle spalle. Rilascio le due braccia, vado a incrociare le dita alla base del collo e muovo un po' liberamente, potete dondolare dicendo sì. E rilascio le due braccia, piego le due gambe, srotolo lentamente per tornare in piedi e riallinearci tutte belle, belle, dritte su dai piedi, caviglie, bacino completamente neutro, una bella apertura del petto, testolina quasi con atteggiamento un po' snob come ci piace a noi. E grazie per essere state con me come al solito, vi auguro una buona continuazione, ci vediamo la prossima volta, sempre stesso posto, stessa ora. Un bacio e lasciate sempre commenti, che non vedo troppo, vedo solamente i soliti che commentano, su che parti vi fanno male oppure no, 2 o 3 giorni dopo magari o quando dopo, in modo che so anche su cosa puntare. Ciao ciao! Alla prossima!